L'HBM è felice di dare il suo benvenuto al signor Hermes Dominedò. Si onora di averlo tra i suoi ospiti e spera di poterlo assistere nell'opera di umana restaurazione. Grazie. L'HBM è felice di dare il suo benvenuto al signor Silvestro Manzetti. Si onora di averlo tra i suoi ospiti e spera di poterlo assistere nell'opera di umana restaurazione. Grazie. Buongiorno signori, sono il dottor Franz.
Benvenuti. No, no, di solito non prendo alcolici a quest'ora. È un tonico calibratissimo per tutte ore, le farà bene, prego. S'accomodi. Sigaretta? Ah, sì, sì. Questa sì, grazie, volentieri. E lei, signor Hermes? No, non ci provi neppure. Se fosse per lui, i fumatori dovrebbero ridursi nelle catacombe. E ora, a noi. Con tutta chiarezza. Vero, signor Hermes? Siamo qui, oramai. Sì, non ci faccia caso se è piuttosto schivo. Sa, lo è di carattere. Sì, ma lui sa che ci troviamo dove... Ci troviamo per uno scopo ben preciso. Vero, Hermes? Non posso negarlo. Ovviamente. Sì, ma ci sarà la possibilità di pensarci su un momento, spero. Non cominciamo, Hermes. Mi farai impazzire con i tuoi ripensamenti. Secondo te bisognerebbe entrare con la testa nel sacco, senza sapere nemmeno che cosa ci aspetta nel fondo. No, signora, suo marito ha perfettamente ragione. Non si entra all'HVN con la testa che non sia più che sgombra da dubbi, incertezze, remore. Sì, ma mi consenta di ricordargli che ora che siamo qui si permette di fare tante storie per via della testa nel sacco. Mentre nei tre tentativi, che ha compiuto, e senza preoccuparsi se la testa la ficcava nel sacco o nel cappio, storie non ne ha fatte davvero. Egoismo nero, nient'altro. Sì, questo è possibile, in un certo senso. No, e non cavartela con un certo senso, mi dai i nervi. In tutti i sensi. Ma non sarete venuti all'HBN per attuffarvi? Mi auguro. Benché questa vivacità iniziale è buon segno. Credetemi, lo dico per esperienza. Ma così fosse. È nostra consuetudine di riepilogare i trascorsi essenziali del soggetto alla presenza del soggetto stesso e con la sua testimonianza. Mi ascolti con attenzione, signor Hermes, la prego. Si sta parlando di te. Ah, scusi. E questo non per rimestare in una materia ingrata o soddisfare un banale iter burocratico, ma unicamente per determinare con esattezza il grado d'urgenza e la durata del trattamento. Per cui bisogna che lei risponda alle mie domande con assoluta sincerità. No, professore, che sì, fa? È un casco elettronico, signor Hermes, lo tenga per cortesia. L'avverto che da questo momento il suo racconto diventerà automaticamente immagine sul nostro pannello. No, ma professore, come facciamo un'altra volta? No, perché qui non mi dici, Hermes, è testone. Ho già un cerchio alla testa. E va bene, farò del mio meglio. E non mangiarti le desinenze. Sebbene la signora lo abbia accennato un momento fa. Pure ho bisogno di sapere dalla sua viva voce in quale arco di tempo e quante volte lei ha tentato materialmente di... Sì, caro, quante volte hai tentato materialmente di... sopprimerti? Ah. Beh, materialmente negli ultimi mesi due volte, due. Perché ti ostini a mentire? Prego, lasci che si esprima con libertà. Due volte con certezza. Perché volevo farlo. Perché sapevo, insomma, sapevo di volerlo fare. Perché tutto mi spingeva a farlo. La terza volta, quello che dice mia moglie, e cioè si riferisce a quello che dice ieri sera alle 11:30, alle 11:15, ecco, quello che dice, non l'ho fatto, insomma, perché non... Le desinenze. Sì, ecco, dicevo la terza volta, io non sono affatto sicuro di volerlo. Ma lei dice che non ha dei dubbi e allora... Ma un tentativo in piena regola. Cerchi di descriverlo, signor Hermes. Le ricordo che il suo racconto diventerà immagine sul nostro pannello. Qual è la sua professione? Prego. Ah, architetto. E disegno le piantine per le installazioni di bombola a gas.
Dunque, signor Hermes. Ieri sera io facevo fatica ad addormentarmi. Smaniavo nel mio letto. E allora mi sono affacciato al balcone di cucina. E mi è venuto la solita voglia di una mela a morsi. A morsi? Sì, sì. A morsi, per la precisione. A morsi. È un dato interessante. Continui. Lei, mia moglie, le mele le tiene sul balcone di cucina perché dice che così si mantengono meglio, non perdono il loro sapore quando sono chiusi in frigorifero. Così almeno dice lei, ma... Vai avanti. Allora ho preso una mela, una deliziosa, e effettivamente le ho dato un paio di morsi. Due morsi, addirittura? Sì, sì, un paio di due morsi. Nausea? Sì, ho risentito la nausea. Quella stessa sensazione di nausea che io provo allo stabilimento. Sa come se dentro, fondo, allo stomaco, ci fosse un residuo di bombola, quando il gas sta per finire. Vai avanti. E allora mi sono sporto dalla ringhiera del balcone perché c'è un albero, una magnolia, che lo sfiora. E così mi illudevo di vincere la nausea. Sì, forse ho chiuso gli occhi. Sa come si fa quando si vuole aspirare un bel profumo. Mi sono alzato sulle punte dei piedi. E in quel momento ho sentito le braccia di mia moglie alla vita, stringermi alla vita, e si è messa anche a gridare. E ho detto, beh, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa succede? Beh, sulle punte. Sappia, dottor Franz, che sotto i suoi piedi c'era... sembrava un trampolino di lancio. Ma per sporgermi, professore, respirare meglio la magnolia. E i piedi erano nudi, e le ciabatte buttate di qua e di là, come quando uno se ne libera con un calcione. E la mela scaraventata via, per respirare la magnolia. Può confermare, signor Hermes? Confermare? Cosa vuole? Ho dato un momento che lo dico, cosa confermare? Bene, cosa vuole? In certo senso, vabbè, confermo. E quando la sua signora l'ha stretto a vita e si è messa a gridare, lei ha avvertito come un brusco passaggio, come dal sogno alla realtà? Sì, in un certo senso. In un certo senso. Lei, mia moglie, può testimoniare che quello che ho provato subito dopo è stato il desiderio di riprendere la stessa mela e di mangiarla a morsi. La stessa mela e a morsi? Sì, la stessa mela e a morsi. A morsi, professore. Fantastico, signor Hermes. Ma procediamo per un attimo all'indietro. Nei due tentativi che lei non mette in discussione, di che mezzo si è servito? Sì, lo so, è scritto qui, ma io lo debbo sapere dalla sua viva voce. È la norma. Beh, nel primo caso sonniferi, ma una dose talmente leggera che me la sono cavata con una lavanda. E nel secondo? Nel secondo, Dio ci scampi, mi sono servito dei mezzi del mestiere. Sa, io lavoro in uno stabilimento bombole a gas. E così essere tra le bombole a gas, dalla mattina alla sera si fa presto a lasciarsi andare all'idea. Il fatto è che quella mattina il reparto tecnico stava impiantando un nuovo collettore che era venuto dalla Germania e aveva tolto momentaneamente il gas. Io ero in ufficio e non ne sapevo niente. Allora esco dall'ufficio, mi dirigo nello scantinato, accosto la bocca alla cannula gas, sento questo terribile odore che mi prende allo stomaco e così aspetto, fiducioso. Fiducioso? Fiducioso, è la parola. Fiducioso che tutto finisse secondo i calcoli come avevo immaginato, previsto io. Se non che, rida pure. Dopo circa un'ora, gli operai mi hanno trovato neppure stordito. Fido, non c'era il gas. E quindi figuri la faccia del direttore. Il quale, credendo che avesse tentato di sopprimersi per protestare contro l'azienda, gli ha promesso un aumento di indennità e non so quante altre agevolazioni, ma promesse mai mantenute. Lei spiegò poi al direttore il movente del suo gesto? No, perché non lo conoscevo.
né lo conosco. Mi sono limitato a esprimergli la mia gratitudine per le promesse fatte e lui si è limitato a dire che stessi più presente a me stesso. Mi avrà detto poi non lo ripeta più, signor Domine. Sì, ecco, mi pare proprio appena detto non lo ripeto, non lo ripeta più, ha detto. Scusi le desinenze. Pertanto, sia nel primo caso che nel secondo, lei è stato mosso non da disperazione circostanziata, quello che noi chiamiamo psicosprint, bensì da avversione generica per il mondo in cui si trova a vivere. In linguaggio medico, cronopatia aspecifica. Ah sì? Ah, se è così io non ho niente da obiettare. No, andiamo. No, non è mica finito. No, sei buono. Ma no, vede, non è soltanto cronopatia, se ho ben inteso, dottor Franz. Bisogna dire tutto, vero? Certo, nell'interesse del soggetto, signore. Ecco, mio marito si vergogna di ammettere che i peggiori dispiaceri li ha ricevuti da nostra figlia Barbara. Ecco, sì, Barbara, appunto. È una ragazza spigliata, senza complessi, che sa quello che vuole. Insomma, una ragazza del nostro tempo, ecco. Solo che lui ha avuto il torto di concentrare tutto il suo affetto su di lei. È l'unica figlia, figlia unica, unica figlia. La quale, arrivata a 17 anni, gli ha voltato le spalle. Ha cominciato a criticarlo. A dire che in un mondo dove tutto progredisce, non capiva perché i figli non dovrebbero scegliersi, anzi, eleggersi i genitori. E lui invece di considerarla una ragazzata passeggera, non so, una nuvoletta marzolina, ecco, ingoiava veleno e se lo prendeva con me che lo giustificavo. Come tutte le altre, anche lei ha avuto i suoi flirt. Finché si è sposata con un ragazzo che fa il fotomodello. Ma siccome la vita coniugale le ha fatto perdere presto le misure prescritte... Le misure? Di quali misure prescritte si parla? Sì, sa, si è ingrassato con il matrimonio. Allora, purtroppo, la fotomodella ha dovuto mettersi a farla lei. Purtroppo, io rispetto tutte le professioni, arti e mestieri compresi. Ma sì, certo, chi dice di no? Non è questo il punto. Il punto è, dottor Franz, che lui è arrivato a implorare che per carità non se ne andassero di casa. Perché abitavano con voi? Sì, naturalmente. E noi avremmo consultato anche un dietologo per il marito suo, di mia figlia, per mio genero. E avremmo anche seguito la sua dieta per non farlo cadere in tentazione. E lei? La figlia? Lei, lei. Papà, non ne possiamo più di questa coabitazione. Samuel e io non potremo mai adattarci al vostro miserabile tenore di vita. Ti prego di non occuparti più di noi. Occupati della mamma, tutt'al più. Sì, questo è un dato molto interessante, signora, ma non sposta il problema di fondo. Sì, ma c'è un particolare che spiega, almeno in parte, il secondo tentativo, quello nello stabilimento. Ma non serve questo particolare. Sì, che può servire al dottore. Il particolare è che Barbara ha saputo del gesto del padre, quello dei sonniferi, e ha commentato l'episodio dicendo... Vedi, Samuel, oramai è chiaro. Se non entra in sala moia, papà non troverà pace. Sala moia? Visto che i cimiteri sono zeppi nel modo disgustoso che anche lei saprà, dottor Franz, Barbara avrà voluto dire che il padre avrebbe trovato pace al deposito dell'età. Non se la prenda, signor Hermes. Sappiamo benissimo che tutto questo cinismo nei giovani nasconde il più delle volte una gran paura di soffrire. Torniamo a noi. Mi dica, indipendentemente dal fatto di questa notte, torna spesso nella sua mente a farsi strada l'idea di... Di spingere? Ma no, ma che dici? Ma no, di ripetere l'operazione. Sì, sincero, ti scongiuro. Sì, sincero. Vede, dottor Franz, io mangio, cammino, dormo quando ci riesco, scambio quattro chiacchiere con i miei colleghi di ufficio, oppure con l'affittuario, no? Quando andiamo nella nostra casetta di campagna. Mi diverto anche. Mi diverto a giocare a scopone, a pescare le trote quando vado in villeggiatura. Poi per far piacere a lei qualche volta
seguo i programmi dei cantanti in televisione, né più né meno come se mettessi tanti numeri in colonna. E quando sto per tirare le somme, è come se qualcuno o qualche cosa me lo impedisse. E allora torno da capo e rimetto i numeri in colonna. Mi dica, signor Hermes, le capita spesso di recarsi in locali pubblici come sarebbe cinema, pizzerie, teatri, eccetera? No, spesso e non volentieri. E non parliamo delle sale da ballo, neppure appena sposati. Si figuri che sono arrivata ad oggi che non so che cosa significhi un dancing. E quando si trova per caso in mezzo alla gente, signor Hermes, è dominato piuttosto da furia omicida che da furore autolesionista? Mi spiego. Lei pensa, cioè, di potersi liberare dalle avversità colpendo coloro che a torto o a ragione gliele procurano o colpendo se stesso? Cosa vuole che le dica? Io omicidi, stragi, con questo, ne ho commessi tanti, E anche, devo dire, abbastanza perfezionati nel metodo. Sa, basta mettercisi di buzzo buono, con tutti i sentimenti, di sistemi per eliminare gli altri se ne trovano, eh? Ah, sì, se ne trovano. Una bella bomba al rientro dal weekend, per esempio. Non male. E poi mi sono stancato come un boia che arriva al limite d'età e che domanda ad andare in pensione. Ma come? Ma è incredibile. Lui che è incapace di passare l'insetticida su una colonna di formiche, che ha firmato la petizione contro l'impiego delle cavie in laboratorio. Ancora una domanda, signor Hermes. In quale stagione dell'anno le sente maggiormente svegliarsi il potenziale di aggressività, sia nei confronti degli altri uomini, animali, cose, sia nei confronti di se stesso? In tutte, dottore. In tutte le stagioni, sempre. Un'ultima domanda, la più delicata. Ed è necessario che lei mi risponda in maniera inequivoca. Tra la gente da eliminare, ha mai incluso per caso sua moglie? No, non devi trattenerti, Hermes. Noi siamo qui per il tuo recupero. Dunque? Ah. Qualche volta sì. Morte da veleno. Morte da taglio. Morte da asfissia. Morte da colpo. Morte da scoppio. Morte da ruote. Ti prego scusarmi. Non importa. Non era colpa tua. In quali momenti o circostanze lei prova, diciamo così, avversione per la sua gentile signora? Adesso che mi ci fa pensare, io mi sono accorto di desiderare di mordere la mela ogni volta che mi risulta insopportabile la sua presenza. Ma negli ultimi mesi non hai fatto che mangiare mele. Anche ieri sera è accaduto questo? Sì, anche ieri sera, lo riconosco. Grazie. Hello? Here, Mr. Domenedo section. First phase completed. Did you understood? All right. Thank you. Vogliate scusarmi un momento? Io non avrei appetito. Ha ragione la signorina. Sei digiuno da 24 ore e con la nottata di mezzo. No, grazie. Io preferirei un tonico.
Sarò esplicito e breve. Dall'insieme dei calcoli e dagli accertamenti forniti dal nostro elaboratore elettronico, risulta che lei, signor Hermes, è affetto da insidiosa cronopatia aspecifica, come avevo previsto. Per cui non ha altra scelta. Vuoi accettare scientemente di ripetere i suoi tristi tentativi fino a che non avrà portato in fondo il suo tragico proposito, o entrare qui da noi, con procedimento d'urgenza, per la durata secondo il nostro collaboratore di 7 anni e con la garanzia di assoluto restauro. Naturalmente, nel primo caso, non avremmo che da compiangerla, rimandarla a casa, e nulla ci sarà dovuto. Nel secondo, siamo qui a servirla. E qual è la spesa complessiva per tutti questi 7 anni? Non si ponga ora un simile problema. La solita Gretetta ha ragione tua figlia. Scusa, ma io ho bisogno di sapere una cosa. Ma scusa, ma ancora tentenni dopo quello che ci abbiamo discusso sopra? E sia. Vuole intendere che accoglie il nostro trattamento? Risponda chiaramente, perché siamo al magnetofono. Sì, ho detto e sia, sì, accolgo. Ah, benissimo. Hello? Is Mr. Dominatore calling? Is it clear? All right, thank you. Prendo atto che la ragione ha sempre il sopravvento sopra le forze inibitrici. 7 anni però, 7 anni. Al buio. Non è uno scherzo, dottor Franz. Buio, che incongrua parola, adoperata all'HBM. Ma non gli dia retta, dottore. Ma si può sapere almeno che cosa succede, insomma, cosa succede quando si è chiusi qua e poi come ci si ritroverà al risveglio dopo tanti anni di immobilità, poi se provoca allergia, per esempio. Allergia? Ha proprio il diritto a saperlo, non sono riuscito mai a capirlo dai deplianti. Ah, ringraziamo il Dio. Lei mi permette di esplicitare le inevitabili omissioni dei nostri opuscoli. Mi seguano, prego. Punto primo, tra i vari Mi seguano, prego. Sto seguendo. No, mi seguono col corpo, camminando. Oh. Io tradurrò per loro i diversi paragrafi. Oh, punto primo. Tra i vari metodi ibernativi su scala industriale, noi adottiamo quello che ci permette di assumere la responsabilità più illimitata nei confronti del soggetto, e ciò grazie ai dispositivi extracriogenici di cui è dotata la HBN. Guarda come si diventa asciutti, slanciati. Ma quello è extra criogenico. No, ha detto extra igienico. Punto secondo. Il procedimento fisiocriogenico è ridotto ad una meravigliosa semplicità. Sostituzione del sangue con una soluzione di glicerina e di dimetilsulfossido e immersione del corpo in una miscela di acqua e ghiaccio. Guarda che bel pompon! Punto terzo. Avvolgimento del soggetto in una tuta modellata di speciale alluminio, anziché in un corrente foglio di carta da imballaggio. Così, vedano, o così. Sì, la differenza c'è, si vede. In tal modo, rivestito, decongestionato ed equipaggiato con somma pertinenza, il soggetto è pronto. Da questo momento sarà mantenuto dalla temperatura base di 220 gradi sotto zero in luogo del tradizionale 180. Vedi? Si pensava chissà che. Sì, sì. Punto quarto, manutenzione. Ogni scompartimento è in genere tra i 4 e gli 8 posti e
per ogni scompartimento veglia un'equipe di specialisti. Osservino, prego. Clima cordiale, euforia, ottimismo. A quello lì mi sembra di conoscerlo. È un professore svizzero? No, loro non lo conosco. E quei due? Sono padre e figlia, il padre è vedovo. Ah, e questi altri? Questi, una coppia di sposi. Pensi, stavano per eliminarsi a vicenda. Sono venuti qui, ora dormono tranquilli, sereni, in attesa di risvegliarsi, spuntare, nuovi, ingemmati, privi di qualsiasi cattivo proposito. Penso se ci fosse stata la HBN ai tempi di Giulietta e Romeo. Sì. Ogni sei mesi poi abbiamo il tagliando semestrale. Capisce? Anche tagliando. Sì, con la partecipazione dell'ispettore, la collaborazione del computer. Vede, ecco una sequenza. Consente di controllare l'ottima tenuta dell'azoto liquido, il perfetto stato di conservazione del soggetto e l'integrità dei suoi organi. Già, e dopo? Dopo, scusi. Dopo quando? Sì, dopo 7 anni, al risveglio. Risveglio? Ma perché non parlare di resurrezione? Dal momento in cui il soggetto si disiberna, non solo si sveglia, come dice lei, signor Hermes, ma risorge spiritualmente. Oltre che corporalmente, non ho bisogno, spero, di spiegare la differenza. Oh, ma è stupendo! E tutto quello che era indifferenza, disincanto per il mondo esistente, si tramuta in un entusiasmo di vivere, in un contagioso inno all'esistenza. Ecco. Facciamo presto, perché c'è, vedano, un gruppo che sta tornando alla vita. Presto. Quello, vede, è un ingegnere, quell'altro un antropologo, quello un violinista, vede, allegri, vispi, dopo la terapia. Sì, ma 7 anni lì dentro. E non un mese di meno, è la sua cifra ottimale, signor Dominedò. Ma sì, è inutile lesinare, se 7 sono gli anni che ci vogliono, 7 siano. Disibernando la sua molto disastrata personalità, lei godrà al suo risveglio delle mutate condizioni del mondo. Ecco, in sintesi, forte diminuzione dell'inquinamento atmosferico, lancio su vasta scala dell'automobile a batteria elettrica con conseguente eliminazione dell'ossido di carbonio dalle strade, l'epatite virale definitivamente messa a KO. Il problema del sesso non sarà più un problema per nessuno. In che senso, dottor Franz? Ma nel senso che ognuno avrà il suo e non si preoccuperà d'altro che di avere il suo. Si tenderà a riconsacrare il principio di identità per cui A è uguale ad A. Mi sono spiegato? No, non importa. Fra 7 anni, inoltre, secondo i calcoli del nostro elaboratore, l'attuale equilibrio instabile si romperà e l'umanità avrà bandito perfino l'idea delle armi infernali, per cui lei, disibernandosi, si troverà a vivere in una nuova fase della storia. Se disgraziatamente sarà accaduto l'irreparabile, lei uscirà indenne dal tunnel e avrà il compito, virile compito, di partecipare con i superstiti a dare un volto alla civiltà. Le sarà affidata, insomma, l'entusiasmante responsabilità di inventare un nuovo destino. Oh, ma è fantastico! Verrebbe voglia di passare 7 anni con te, tesoro, e svegliarsi dopo. Signora, non è la prima persona, sa, a manifestare un desiderio simile, se lei crede. Ma vede, dottor Franz, come si fa il prezzo? Sì, è già un problema per me, figurarsi. Ah, un momento, prego. È provato che i disibernati, dopo un conveniente periodo di riassuefazione, rendono dal 20 al 15% in più dei colleghi di lavoro allo stato puro.
qualunque sia la loro età. E consideri inoltre che ogni atonia, ogni abolia fisica viene eliminata, così che una nuova spinta ravviverà i rapporti coniugali. Anche in tutti i sensi. Mi fa piacere. Permettano adesso che io sottoponga la loro cortese attenzione altre nuove realtà. L'aspetto dei visi ivernali. Prego, venga. Ecco, vedono, signori, questo è disivernato da poche ore. Si tratta di un americano di Chicago che è venuto qui da noi 7 anni or sono. Come si sente, signor Edmund? Ah, ok. Avverte torpore, pesantezza, qualcosa di particolare, di estraneo? No, ok, tutto ok. Che cosa gli piacerebbe di più gustare in questo momento? La doppia limonata. Lei, sappiamo, signor Edmund, accettò di ibernarsi perché aveva più di una volta tentato di sopprimersi. Attento, segua attentamente, signor Hermes. Sì. Fu salvato quando era già in coma e appena in grado di sottoporsi all'ibernazione condotto alla HBN di San Francisco. Come giudica quel gesto remoto? Una nullità. Cioè una cosa da non fare, che oggigiorno non vale più la pena di fare, dati i mezzi a nostra disposizione. Una nullità. Alla luce della sua esperienza, se dovesse consigliare un amico, un parente, un essere qualsiasi afflitto da tentazioni autodistruttrici, che cosa gli direbbe, signor Edmund? HBN! Ok? Grazie! È una lezione per tutti, vero Hermes? Sì. Ma non ti suggerisce nulla, non mette ali alla fantasia. Ah, sì, effettivamente fa pensare. Ma tu hai già pensato sempre questo. E poi, Edano, l'ibernato non è mai solo. Ah, no, i familiari lo possono visitare ogni qualvolta lo desiderano. Dottor Franz, ma come si fa, mi domanda, a non restare sbalorditi, vero Hermes? Sì. E pensare che con tutto questo ci sono ancora persone che... Ma... Il prezzo per tutto questo ben di Dio. Eccoci dunque alla spesa che tanto la spaventa, signor Hermes. Ecco, per il periodo settennale, compreso tagliandi, vestizione, conforti del risveglio, le 3 settimane di riassuefazione, eccetera, 500.000 una tantum da pagare con comodo da parte del garante, in questo caso sua moglie, e in più un terzo del reddito netto, esclusa ISE e cassa malattie, per il periodo di ibernamento in 84 rate mensili. In più un terzo del reddito netto, ma un terzo del reddito, 84 rate mensili che poi corrisponde a 7 anni. Ma c'è una cosa da milionare. Ma non sei a sentirlo, dottore. Figuriamoci se mandiamo a monte il progetto perché è caro. Ma cos'è mai il denaro di fronte alla vita e alla morte di chi si ama? Signor Hermes, la prego, osservi attentamente la cifra. Sotto un certo profilo è più economico ibernarsi che mangiare, vestirsi, villeggiare sulla superficie terrestre, ma non ha visto a che punto sono saliti i prezzi. Guardi, le 500.000 una tantum corrispondono a quello che la signora avrebbe dovuto spendere per un modestissimo funerale qualora fosse andato in porto uno dei suoi tentativi. Ma ci pensi, Hermes? Durante il periodo in questione tu non mangi, non ti vesti, non spendi per i giornali e soprattutto non consumi calzature, che non si sa per quale motivo mio marito consuma in un modo, pur non camminando molto, ma è un risparmio incalcolabile. Consideri inoltre che la HBN, durante la sua assenza, provvederà a qualsiasi cosa la signora abbia bisogno, qualsiasi necessità dell'attendente. Attendente? Come, scusi, cosa ha detto? Attendente? Sì, così noi chiamiamo coloro che attendono il risveglio degli ibernati. In questo caso la signora sarà nostra incombenza occuparsi di lei in modo capillare. Avremo un fattorino che pagherà la bolletta delle tasse, del gas, della luce, del telefono. Un nostro incaricato si occuperà di prenotare i posti sul treno, sull'aereo, se la signora vorrà viaggiare. Oh, anche i viaggi, quando lui sarà nel ghiaccio. Ah, ma scusi, lei ha detto luce, gas, telefono, viaggi, ma pagate tutto voi? No, un nostro incaricato pagherà per lei. Con i soldi miei? Naturalmente. Pagamento rateale, ha detto. Esatto,
pagamento rateale. Rateale, vabbè, le rate hanno sempre, proprio sempre, mettono l'angoscia le rate, proprio, lo puoi dire tu, no? Sì, 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 caro, sì, lo posso dire io, ma che c'entra, non ci devi mica pensare tu alle rate, semmai l'angoscia dovrebbe essere mia, eh. Ma non mi verrà, Hermes, ti assicuro che non mi verrà. Hello, here Mr. Dominator. May I give a small discount, please? Ah, may I? All right, thank you. Da tavares. Gabariti, pazalsta. Ah, panuskaya skalkoe. Mosne? Spassivo balsoe. Zidania? Ah, beh, lei finalmente l'ha spuntata, signor Dominedo. Voglio premiare la sua fede nel futuro. Lei ci firma il contratto propaganda ed io le tolgo il 25% sulle 84 rate mensili. Ora poi non ha più diritto di fiatare. In che cosa consisterebbe questo contratto propaganda? Semplice. Lei ci autorizza a pubblicare una sua fotografia da ibernando, possibilmente sorridente, e io le tolgo il 25%. Effettivamente lo sconto ha il suo peso, 25% non lo puoi mai. Sì, però... Oh, smettila di pensare sempre ai soldi, ma anche in punto di... Beh, sì, insomma. Va bene. Accetterò il contratto propaganda. Hello? Chi è Mr. Dominedo? Propaganda contract settled. At last. Mi scusi un momento. Grazie. Grazie, sì, volentieri. Prendi qualche cosa. No, no. Sì. Oh, mamma, perché no? Che c'è, Hermes? Che ti passa per la testa? Qualcosa ti passa? Niente, assolutamente niente. Quale? Avanti. Adesso ho accettato, basta. Però, vedi, io... Sì, Hermes. Pensavo, tu che cosa farai? Come te la caverai? Come passerai le tue giornate? Ma è di questo che ti preoccupi. È questo che ti rattrista. Anche questo è un problema, no? Ma non dire balordaggini, Hermes. Io che farò? Ma niente di più che se ci fossi tu accanto. Solo che sei partito, diciamo, per un viaggio all'estero. Ah, allora, secondo te sono balordaggini se io mi preoccupo anche... Perché tu sei ancora giovane. Grazie. Peccato che durante l'ibernamento tu non possa immaginare niente. Perché altrimenti potresti seguirmi passo passo come quando eri allo stabilimento. Ricordi le volte che ti saltava il ticchio di telefonarmi? E mi dicevi a bruciapelo, scommetto che stai sbattendo i tappeti, che ti stai lavando la testa. E accidenti se ci attaccavi, eh? Sì, ma durante l'ibernamento l'immaginazione finisce, a quanto si dice. E allora, che cosa ne so io se tu stai battendo i tappeti o qualcos'altro? Lo sai adesso. Lo sai in partenza che potresti immaginarlo se funzionasse l'immaginazione. E adesso che devi convincerti che hai tutti i motivi per startene lì, disteso, pacifico. Perché durante, beh sì, insomma, durante, e tutto tace. E a risveglio non ci sarà più bisogno di immaginare, perché quello che c'è lo puoi toccare
Sì, sarà così. Ma ci pensi alle sorpresine che ti farò trovare, alle cose che ti racconterò, le novità del mondo. Una testa così ti farò, sarai tu a dirmi basta. Sì. No, fermi, no, potrebbe arrivare qualcuno. Sì, ma tu potresti anche formarti una nuova famiglia. Posto ce n'è in casa. Tutto è possibile nel futuro. Rimane poi il fatto che tu consumi 7 anni della tua vita e io non ne godrò. No, ma pensa invece che io verrò a trovarti tutte le settimane, che festeggerò con te compleanni, onomastici, l'anniversario del nostro matrimonio. Va bene, sì, tu non vedrai, non sentirai, ma l'importante è che tu sappia in anticipo che queste cose accadranno. Sì, sarà così. Stai tranquillo che cercherò di non sfigurare quando riaprirai gli occhi. Voglio tenermi su, sai. I 7 anni, caro mio, non dovrai leggerli tanto facilmente sulla mia pelle. Oggi Penero per la sarà più lunga, per tenersi in forma. Senza proci nei dintorni, però. Ah, perché pensi che i proci potrebbero insidiarmi, Alba. No, che figura ci faremmo? Dai, può arrivare qualcuno. Va bene, però promettimi che farai rifare la sedatura. Farai mettere l'occhio magico. Sì. E poi mi penserai. Non uscirai spesso. No. E scriverai un diario. Ma sì. Un diario veritiero, poi. Ma sì. No, prometti. Prometto. Scusatemi, ma è stato necessario conferire col direttore amministrativo. A proposito del contratto a propaganda, non c'erano più posti. Ma che peccato, allora andiamo. Ma sono riuscito finalmente a trovarne uno e questo è quello che importa. Grazie, dottor Franz. Adesso non c'è che da scegliere l'involucro e siamo a posto, signor Hermes. Ma per me un involucro, l'altro fa lo stesso. Una volta lì dentro, cosa vuole, non mi formalizzo. Sì. Lui non ci ha mai tenuto l'eleganza. Questo disprezzo per la vanità delle cose terrene le fa molto onore, signor Hermes. Ma mio marito non faceva mai caso, sa, anche quando si trattava di comprare una cravatta o una camicia, si affidava al primo che capitava. Bravo. E adesso, qui da me per la firma. Permetta, prima, signor Hermes, prego. Dove è qui? Prego. Lei, signora? Ah, benissimo. Hello? Tom Track Sign. Send a photographer, please. Right, thank you. Mi dica, signor Hermes, lei ha delle predilezioni in campo musicale? Un brano, un motivo che le torna distinto all'orecchio. Niente è più soddisfacente che riascoltare al risveglio un pezzo che ci è già nell'orecchio, o meglio, nell'anima, un filo, sa, fra il presente e il futuro. No. Sì, un motivo veramente ti piace, ti è sempre piaciuto. Ma la cavatina del barbiere di Siviglia. Ah, è vero. Sì, effettivamente io ho sempre avuto un debole per la cavatina del barbiere di Siviglia. Niente da eccepire, la cavatina è pur sempre la cavatina. Hello, here Mr. Domenico section. Please, a selection of Barbiere di Siviglia, the Figaro's cavatina. Exactly, all right. Thank you. Un momento, per favore. No, perché sei tutto sgualcito. C'è la barba lunga, poi. Sì. No, sorrida. Deve sorridere. Grazie. Thank you. È il suo momento, signor Hermes.
Ma come? Così sui due piedi, senza neppure... Sarò la tua Penelope, ricordalo! Ma così sui due piedi? A presto! Ricordati l'occhio magico. Sì. E il diario. Sì, sì, caro. Veritiero. Sì, sì, caro. Certo, certo che il distacco, dottor Franz. Ce ne vuole di coraggio. Lei, signora, ha fatto in maniera encomiabile tutto ciò che era necessario. Tutti i miei complimenti. Io la ringrazio, ma vede... sì, grazie. È proprio quello che ci vuole. Grazie. Scusi, ci sarebbe un po' di panna. Panna. Grazie. No, basta così. Va bene? Ecco, grazie. Prego. Si sente meglio? Eh sì. Direi di sì, grazie. A partire da domani e per 2 settimane, fino a che suo marito non sarà passato nel numero degli ibernati, lei verrà qui. Spesso? Anche tutti i giorni. Oh, certo. E ora le farò rivedere suo marito. Ah, sì. Sì, è nostra buona norma far sì che l'attendente si renda conto della scrupolosa preparazione dell'ibernando, a ciò sappia che i suoi soldi sono spesi bene. Ma sa, funziona tutto così a puntino qua dentro. Grazie. Non dubitavo della sua approvazione. Scusi, allora potrei rivedere mio marito? Appena qualche immagine, però. Ah, sì, e dov'è? È insieme agli altri ibernandi. Addobbato. Ma posso parlargli? No, oggi no, non è conveniente. Domani, senz'altro. Ma che cosa sarà? Non cattiva, mi auguro. No, è un preparato antiallergico di gusto gradevolissimo. Somiglia un po' al latte di mandorla. Effetti prodigiosi, sa? E Manesco anche, Che ballerino! Ma guarda, guarda! Ma è incredibile, che temperamento! Che temperamento! Glielo dicevo, signora, effetti prodigiosi. E non è tutto qui. Avrà modo lei stessa di accorgersene. Dottor Franz, io sono così confusa, dottor Franz. Mi dispiace, devo togliere il collegamento. Signora, mi scusi, la riverisco. Eh no, resti ancora un momento, la prego. Un'ultimissima formalità. Salve, signor Alba. Salve. Sono Evelyn, del reparto da oggi a quel giorno. Mi consideri sua amica. È mio dovere occuparmi di lei. Di me? Da oggi a quel giorno. Giorno in cui suo marito si disibernerà, è nostra cura evitarle quei disagi che di solito si accompagnano a una lunga attesa. E in che modo, mi perdoni? L'HBN,
le offre il suo disinteressato appoggio per dare una direzione ai suoi 7 anni di attesa, affinché il suo spirito comunitario non si affievolisca, non si inaridisca. Ma adesso guardi. Chi sono? Il nostro materiale maschile fluttuante, disibernati, poverini. Al risveglio non hanno più trovato chi la fidanzata, chi la moglie, ed hanno una grande necessità di affettuose amicizie. Per riabituarsi alla vita, per reinserirsi. Ne li lasceremo allo sbaraglio solo per liberarcene? Oh, sarebbe una crudeltà. Vedo che ha perfettamente compreso. No, veramente no. Noi ci proponiamo che il suo senso umanitario non vada disperso, ma piuttosto convogliato a confortare chi ne ha immensamente bisogno. E io dovrei confortare? Sapesse come sono vitali e insieme mansueti, malleabili, ardimentosi, ma discreti. Io lo credo, ma... Ma dopo? Ma che succede dopo? Succede quel che si desidera che succeda. Noi contempliamo un'esigenza social-morale e cerchiamo di soddisfarla. Io capisco il vostro alto intendimento, ma... Ma io non posso, no? Ma pensi se domani, tutto a caso, suo marito si sveglia e non la trova più. Non è confortevole e stimolante pensare che qualcuno in sua vece possa aiutarlo a rientrare nel mondo? Beh, sì, naturale che sarebbe confortevole. Sì, un'assicurazione di mutuo soccorso, in parole povere. Vedo che ha perfettamente compreso. Sì, ma restano però le conseguenze pratiche che danno seriamente da pensare. Ma signor Alva, non è detto che queste conseguenze siano catastrofiche. Si rilassi, dia retta a me. Osservi il nostro campionario. Si soffermi sull'elemento che le sembra più congeniale. I suoi timori non sono altro, mi creda, che tendenze ingenerose della sua personalità. È chiaro che il disibernato prescelto può essere intercambiabile e che in qualunque momento ne accettiamo la restituzione. Guardi, io le confesso che sono così confusa. Non so, avviene tutto così in fretta in questo benedetto istituto. Aveva ragione mio marito in proposito. È la forza dell'HBN, di che si meraviglia? Allora, se vuole scegliere. Ma è una prassi questa. No, voglio dire, siamo nella regola generale. Ma certo, non sarei qui a consigliarla. Ma il mio marito? Suo marito. Il disibernato emerge, grazie al cielo, scevo da qualsiasi meschino egoismo. E la sua serenità, la sua contentezza di vivere, sono direttamente proporzionali alla serenità e alla contentezza di vivere dell'attendente. E circa il presente del signor Hermes, guardi. Le sembra che soffra di malinconia, di solitudine? Ma è incredibile! Largo al fatto d'un della città, largo! Fortunatissimo per verità, bravo! Oh, che bel vivere, che bel mestiere, che bel mestiere! Per un barbiere! Vede? Io non riesco a credere ai miei occhi. Ma Hermes! Hermes, mi senti? La tua Penelope! Non la sentirà. È troppo preso dalla sua fantasia musicale. E adesso pensi se risvegliandosi si trovasse nella condizione di quei poveretti. Dio mio, ma come sottrarsi? Poi pensando che anche lui potrebbe trovarsi un giorno in una situazione del genere, beh,
Allora diventa un dovere, un servizio sociale e come tale... Grazie, ero certa della sua adesione. Avrebbe già un'idea di Massima? Ah, no. No. Non so, quel ragazzo con quella cravatta a righe e con tante piccole palline e quei quadrettini. Ho capito, il numero 3. Mi sembra che soffra più dei suoi compagni e che sia rimasto più deluso degli altri nel non trovare chi si aspettava di trovare. No? O sbaglio? Lei non sbaglia affatto. Il suo istinto è formidabile. Posso confermare? Scusi, ma io piacerò a lui. Ma certo. E beh, quando è così, confermi pure. Pazienza. Hello? Please, number 3 for Mrs. Domenedo. All right? D'accordo, glielo faccio mettere da parte. Hermes! Hermes, mi senti? La tua Penelope! Buongiorno. Ba-da-da-da, ba-da-da-da, ba-da-da-da.